cari amici, eccoci tornati di nuovo in campo. La stagione è ufficialmente ripartita e ovviamente, come sempre, siamo in campo con Manuel. Buongiorno a tutti. È bello tornare in campo, Manuel. È bello, insomma, tornare in campo, sì. Ci annoiamo, sì. Insomma. Non vedevamo l'ora che la stagione ripartisse. Ed è ripartita alla grande. Siamo in campo con un Optum 250 e stiamo andando in aratura chiaramente di questo periodo con un trivomere moro. Trivomere moro entro solco con anche una bella profondità, diciamo. Sì, diciamo che mi diceva il cliente intorno ai 40 centimetri abbondanti, perché stiamo facendo la preparazione del terreno per il tabacco. Sì, che poi andrà la cultura del tabacco. Approfitterei di questa bella giornata, Manu, perché visto che me lo scrivono in tanti, per far vedere i tuoi trucchi, consigli, chiaramente come sempre acquisiti nel corso di tanti anni, chiaramente non sono cose immediate, sulla regolazione dell'aratro. Che ne pensi? Sì, ci sono delle regolazioni da fare. Adesso qui lavoriamo entro solco, quindi faremo delle regolazioni. Se si lavora fuori solco, magari bisogna farne altre, anche perché quando si aggancia un aratro si va poi in campo e si sistema l'aratro, ma anche prima di agganciare l'aratro bisogna sistemare anche il trattore. Perfetto. Che tanta gente non fa, e poi andiamo a vedere, a lavorare, l'aratro lavora male, magari si dà la colpa all'aratro e invece è colpa del trattore perché i due bracci non sono stati messi in posizione e possiamo trovare problemi sui sollevatori. Bene, perfetto, andiamo a vedere quindi la regolazione dell'aratro in campo con Manuel. Allora Manu, adesso passiamo alle regolazioni dell'aratro. Mi stavi dicendo che prima di guardare l'aratro bisogna guardare il trattore? Certo, perché anche il trattore è molto importante. Allora, sul trattore, questo per essere alcune cose ve le dico per essere veramente pignoli. Va bene. Altre veramente bisogna farle. La cosa fondamentale è che quando io vado a agganciare un aratro reversibile, i bracci del trattore devono essere alla stessa misura. Quindi questi bracci qui, la distanza da qui a qui deve essere uguale anche là, perché l'aratro deve essere in piano. Ok. Ok? L'altra accortezza è che bisogna vedere come vogliamo far lavorare l'aratro, perché se l'aratro qui ha una posizione fissa, allora sui stabilizzatori io gli dovrei lasciare della libertà. Se invece l'aratro ha, come questo, diciamo, una ralla di movimento e faccio lavorare la libertà, lo lascio qui, allora questi stabilizzatori li posso mettere anche fissi con un pochino di gioco, perché quando alzi e abbassi cambiano le misure e se no forzerebbe. Alcuni mi diranno: dopo l'aratro va storto. No, perché poi andremo a vedere che è l'aratro che fa andare dritto il trattore in base a delle registrazioni. Un'altra accortezza, specialmente quando si lavora fuori solco, diciamo, è di andare a controllare la pressione dei pneumatici, perché la pressione dei pneumatici deve essere identica. Cioè le ruote di dietro devono avere la stessa pressione, le ruote di davanti devono avere la stessa pressione. Un'altra accortezza fondamentale è come aggancio anche il terzo punto. Se io facessi passare per questo terzo punto una retta all'infinito, sia a destra che a sinistra, cioè in avanti, la retta dovrebbe andare a colpire l'asse anteriore del trattore. Allora quel punto è registrato bene e lui scarica tutto il peso sull'asse anche anteriore. L'altra cosa importante poi è andare a scegliere una zavorra adeguata da mettere sul sollevatore anteriore, perché se ho poco peso a quel punto io la macchina mi perde l'aderenza sull'assale anteriore. Se avessi anche troppo peso e magari dietro l'aratro è un aratro piccolo, significa che la macchina e l'assale anteriore lo carico troppo, e anche quella è una conseguenza errata, sbagliata. Allora Manuel, dopo aver parlato quindi del trattore, spostiamoci sull'aratro, in questo caso questo trivomere. Qual è la prima cosa su cui mettiamo le mani? Allora, la prima cosa dove mettiamo le mani, intanto bisogna capire che tipo di profondità vogliamo andare a fare. In questo caso è importante la profondità. Per fare la profondità su questo tipo di aratro, innanzitutto dobbiamo andare a gestire questo qua, che è quello che mi permette di fare la profondità, perché la ruota mi
dalla profondità, mi mantiene la profondità. Quindi muovendo queste qua registriamo una forcella, sì. Sì, sia sotto che sopra. Quindi se allungo questo, praticamente mi fa prima la battuta, automaticamente lui mi tocca qua, più sotto non scende. Se voglio fare più profondità devo avvitare, perché la ruota mi deve andare sempre più indietro. Quindi più la ruota mi va indietro e più mi aumenta la distanza dal terreno e quindi mi fa fare la profondità. Quindi la ruota decide la profondità della rata. Sì, la ruota decide la profondità della rata, perché questa mi porta alla posizione. Poi io dal trattore dovrò fare in modo con il sollevatore di portare l'aratro in piano. E quindi abbasso il sollevatore qui, mm-hmm, e poi con il terzo punto mantengo la posizione. Mantengo piano l'asse orizzontale, diciamo. Allora, il terzo punto non è che io devo mandare giù il sollevatore tutto in profondità e poi allungo tutto il terzo punto, che magari mi riporta in piano. Che cosa significa? Che io sto tirando l'aratro con due forze invece che con tre, perché tirano i bracci e il terzo punto mi spinge all'indietro. Quindi io devo fare in modo che la parallela dell'aratro al terreno, quando la ruota mi dà la profondità, viene gestita con il sollevatore, e qui il terzo punto poi me lo gestisco, che se qui avessi avuto un'asola, di solito lavorando in pianura, io quando l'aratro è registrato bene, lui dovrebbe giocare sull'asola. Adesso qui non abbiamo l'asola, ma se lui è registrato bene con la profondità dal trattore e tutto quanto, lui dovrebbe giostrare su un'asola. Questo vale per un monovomere, un bivomere, sì, un triomere. Anche perché il terzo punto, giostrando sull'asola, quando serve, che magari va un pochino indietro, lui deve aiutare queste due forze a tirare. Non a fare la forza contraria, perché così, certo, io così l'aggancio la macchina al trattore e la tiro con tre, se no come se io te tiro per i bracci e te spingo per la testa, che ho guadagnato. È meglio che te tiro per i bracci anche per assolutamente, sì sì. In base alla profondità devi registrare anche gli avanvomeri. L'avanvomere conviene alzarlo, perché l'avanvomere lavora bene quando mi prende questa parte della terra, diciamo sui 40 centimetri. Quando mi lavora questi 20 centimetri, lui mi gira la terra per bene. E quindi anche questo deve essere registrato. Perché se lo metto tutto sotto, prima sforza molto più la macchina, perché va a prendere tanta terra e questa non fa il lavoro che deve essere fatta, perché non me la gira. Poi quando sono sul solco, che sto lavorando, l'aratro, diciamo, il collo, andando dritto, dovrebbe essere perpendicolare al terreno. Questo qua, la registrazione in questo tipo di aratro che ha le battute meccaniche, le faccio con queste, registrando queste battute qui. Quindi io registro questo e lui quando gira incontra prima o dopo e mi fa l'inclinazione. Se avessi avuto un aratro, specialmente con i fuorisolco, c'è un'altra valvola qui con un pistone che ha delle memorie, che allora la faccio dal trattore, dove io gli do l'inclinazione idraulicamente, e a quel punto poi quando lui mi ribalta mi ritorna sempre su quella posizione. Qui la devo fare meccanicamente. A quel punto qual è l'altra cosa importante? Cioè l'aratro deve andare dritto per conto proprio. È proprio l'aratro che quando sta lì, se io lascio lo sterzo del trattore, lui mi va dritto. Questo da dove lo facciamo? Lo facciamo tramite questa vite qua. Che cosa va a incidere questo spostamento? Mi va a modificare la direzione delle punte. Quindi che cosa significa? Se io sto lavorando, parliamo fuori solco, e il trattore mi va dentro, quindi non riesco a stare sopra, significa che queste punte sono rivolte troppo a prendere terra. Quindi io dovrò fare in modo che queste punte vadano verso il lavorato e non il non lavorato. Viceversa, se mi allontano talmente dal solco, significa che queste punte sono rivolte troppo verso il lavorato, quindi devono andare a prendere un pochino più di terra, così mi si riporta al centro. Quando il terzo punto è al centro del trattore, significa che l'aratro è impostato bene dietro alla macchina, la macchina va dritto e anche l'aratro lavora bene.
bene Manuel, grazie per i preziosi consigli. Vedo che sono regolazioni meccaniche, chiaramente su aratri più evoluti, anche più grossi, diciamo, ci possono anche essere quelle idrauliche, però noi abbiamo trattato quelle meccaniche, sì, principalmente, sì, 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 sia del trattore sia dell'arato. E adesso direi togliamoci la soddisfazione, andiamo a vedere il risultato dalla cabina, che è il luogo dove io riesco a abbracciare una panoramica a 360 gradi del mio lavoro. E come hai detto tu, se vedo che il trattore lascia il volante e prosegue la sua corsa dritto, vuol dire che ho fatto un bel lavoro. Tutto questo da sopra lo vedi perché al 90% la terra è piana. È para. E quindi dovremmo aver fatto le cose per bene. Bene, sono molto curioso, dai, andiamo in cabina. Ok, pronti. Allora Manu, siamo adesso a bordo, abbiamo fatto le nostre regolazioni. Quando sono a bordo della macchina, com'è che mi accorgo di aver fatto un bel lavoro di regolazione dell'aratro? Innanzitutto lo vedi che senti che il trattore va via lineare. Se lasci lo sterzo, lui mantiene la direzione all'interno del solco. Da solo praticamente? Sì, sì, segue. Perché se l'arato è registrato male, lui tenderebbe ad andare a destra o a sinistra. Ok. Dietro l'aratro ti rendi conto che su per giù lavora bene, quando lavorando con tre vomeri, la terra che vedi dietro risulta che non ci sono avvallamenti. Con avvallamenti intendi proprio alti e bassi del terreno? Alti e bassi del terreno. Ma tu parli della terra che io adesso sto lavorando. Quindi i tre corpi portano via la stessa superficie di terra e vedi dietro, se tu guardi, è livellata la terra, non è che vedi degli avvallamenti tra un corpo e un altro. No, è perfettamente piana, sì, certo. E quindi significa che l'aratro è registrato bene. Così faccio un ettaro e quattro all'ora. Un ettaro e quattro all'ora? Beh, direi che con tre vomeri, Sì, combustibile per i 20 litri. 20 litri? Campo ora combustibile. 20 litri. Beh, devo dire che per la velocità che sto tenendo... Sì, ma significa che 21 litri significa che però faccio 1,4, 1,5 e lo devo dividere, perché così è come se facessi un ettaro. Cioè io sto consumando 22 litri in un'ora, ma faccio un ettaro e mezzo all'ora, a livello di etteraggio c'ho meno ancora di consumo. Ah, capisco, quindi è ancora più prestazionale. Sì, sì, starò intorno, la matematica non è che mi metto a fare i conti, però un ettaro e mezzo è come se ne faccio un pochino la metà, 24, sto intorno a 20 litri, via. 18. Chiaramente una regolazione ottimale dell'aratro ci garantisce anche le prestazioni. Vanno a interferire anche sulle prestazioni della macchina. Perché se io l'aratro, diciamo, lo registro male, che cosa succede? Che se metto, diciamo, il primo vomere, che lavora molto più in basso rispetto agli altri, lui entra più. C'è uno sforzo, non fai la terra para e il trattore sforza ancora più.